Si svolgerà sabato 29 novembre alle ore 10.30 presso l'Aula Magna della moderna scuola Euclide di Bova Marina l'incontro dibattito intitolato Il giornale, la montagna, la scuola e i nuovi media. Si tratta di un'iniziativa che coinvolgerà i giovani studenti nel mondo della comunicazione grazie alla programmazione di Scrivere in Aspromonte, un periodico di approfondimento culturale e non solo che, come ha voluto evidenziare il responsabile del progetto Gianfranco Marino, da diversi anni ormai si contraddistingue per un modo diverso di fare informazione. Siamo qui alla scuola Euclide di Bova Marina con il responsabile del progetto Scrivere in Aspromonte, Gianfranco Marino, al quale chiediamo di che cosa si tratta questo progetto e che cos'è È in Aspromonte. Intanto buongiorno. Sì, il progetto Scrivere in Aspromonte è un'idea che nasce quasi per caso e nasce dalla collaborazione della redazione di In Aspromonte, che è un periodico d'area che si occupa di tematiche inerenti alle aree interne, quindi prettamente l'area parco, ma non solo, quindi area parco ma zone interne in generale, quindi è un periodico mensile che si occupa di approfondimento e che intende dare un taglio diverso alla notizia, quindi non la solita cronaca ma notizie di vario genere, ma prettamente con un taglio culturale e di approfondimento rispetto a quelle che sono le tematiche dei centri interni. Scrivere in Aspromonte, dicevo, nasce da un'idea di Gioacchino Criaco, un'idea iniziale di Gioacchino Criaco che attraverso un progetto che si chiamava appunto Scrivere in Aspromonte intendeva far diventare la vecchia Africa, quella per intenderci abbandonata sulle montagne, residenza per scrittori. Quindi l'idea suggestiva di Gioacchino era quella di portare gli scrittori in Aspromonte, nella vecchia Africa, per fare trarre loro ispirazione dalla montagna e quindi per farli scrivere in Aspromonte e sull'Aspromonte. A questa si è unita la mia modesta esperienza come amministratore pubblico, quando alla guida dell'assessorato alla cultura del Comune di Bova abbiamo posto in essere tutta una serie di iniziative legate alla convegnistica, alla presentazione di volumi di autori locali, nazionali e internazionali, che hanno acceso i riflettori per un triennio sul centro di Bova, facendolo diventare punto di riferimento in provincia, punto di riferimento culturale nella provincia reggina. Queste due idee, queste due esperienze, unite all'attività della redazione di In Aspromonte, hanno partorito questo progetto che è appunto Scrivere in Aspromonte e che intende unire alla parte strettamente letteraria, quindi alla parte legata alla presentazione dei volumi di autori locali, in questo caso perché le tematiche vertono essenzialmente sull'Aspromonte, sul variegato microcosmo che attorno all'Aspromonte gira. Unirlo, dicevo, a una parte artistica e quindi alla presentazione dei volumi si uniscono i reading letterari, si uniscono gli intermezzi musicali, per chiudere poi ovviamente con la degustazione di prodotti tipici. Quindi si cerca di offrire uno spaccato a 360 gradi rispetto a quello che l'Aspromonte può offrire. Itinerante la manifestazione perché? Perché oltre agli aspetti di cui parlavo prima c'è anche un valore aggiunto che è quello della riscoperta di borghi altrimenti poco visitati, quindi anche una riscoperta delle aree interne da un punto di vista storico, paesaggistico e ambientale, quindi un connubio di tutto questo, quindi per regalare agli appassionati, a quei tanti curiosi che si vogliono avvicinare a questa realtà per molti nuova che è l'Aspromonte, una possibilità di farlo. Un occhio attento è stato rivolto anche alle scuole. Rispetto a questo inauguriamo il prossimo fine settimana una serie di appuntamenti nelle scuole e lo facciamo dall'Istituto di Istruzione Superiore Euclide di Bova Marina. Questo mi inorgoglisce particolarmente perché in un'area molto particolare come l'area grecanica l'Istituto Euclide rappresenta una delle massime agenzie formative presenti sul territorio. Per questo voglio ringraziare pubblicamente la dottoressa Carmen Lucisano, che è dirigente scolastica dell'Istituto Euclide,
per la sensibilità dimostrata rispetto a questa iniziativa, ma a iniziative simili, perché lei è un fiume in piena e naturalmente una dirigente attenta rispetto alle diverse possibilità che si presentano per fare crescere l'istituto. Quindi questa riteniamo sia un'opportunità, ma non è solo un'opportunità per l'istituto, diventa anche un'opportunità per noi per farci conoscere e un'opportunità per fare capire ai ragazzi quella che è l'attività giornalistica in un'area, dicevo, come l'area grecanica. Cosa faremo nell'appuntamento all'Istituto Euclide? Risponderemo con il nostro direttore Antonello Italiano, col collega Domenico Stranieri, alle domande dei ragazzi che vertono essenzialmente sulla costruzione di un giornale, sul progetto nello specifico. Scrivere in Aspromonte, spiegheremo cos'è il progetto e quali sono le finalità del progetto, ma poi anche parleremo di social, di nuovi media, dei nuovi modi di fare comunicazione e dell'impatto che questi nuovi modi di comunicazione hanno sulla crescita culturale della comunità globale. Quindi un discorso a 360 gradi sulla comunicazione, dove i ragazzi, a seguito di una lettura critica del giornale, e questo è un altro valore aggiunto, perché la preside ha fatto girare il giornale nelle classi e sarà così da ora in avanti fino alla fine dell'anno scolastico. I ragazzi saranno impegnati nella lettura critica dei testi, di volta in volta saranno affiancati periodicamente oltre che ovviamente dagli insegnanti, anche da un componente della nostra redazione che affiancherà insegnanti e studenti nella lettura critica dei testi e nell'approfondimento giornalistico, quindi nella costruzione dei testi, nella scelta delle tematiche. Ecco, quindi ci si cala anche in una realtà come quella del giornalismo, che per molti può essere una passione, per altri potrebbe anche diventare una professione. Quindi cerchiamo di ampliare l'offerta di comune accordo con la dirigente scolastica. Ecco, si parla sempre di coinvolgere quindi i giovani nell'ambito della comunicazione. Quanti ragazzi hanno aderito a questa iniziativa? Ma in realtà io non sono al corrente del numero, sono state individuate delle classi, e questo ovviamente è stato a discrezione dell'istituto, per cui ci saranno delle classi selezionate, io ritengo saranno delle intere classi, quindi credo saranno le classi del triennio, ora non so precisamente quali, ecco, se le quarte, le quinte, ecco, non so, però i ragazzi più grandi naturalmente, quelli più in grado di recepire determinati messaggi. Ecco. Si tratta dunque dell'ennesima interessante iniziativa promossa dalla scuola Euclide di Bova Marina, che, come spiega la dirigente dell'istituto Carmen Lucisano, contribuirà alla costruzione di un periodico quale finalità del progetto e anche all'educazione alla lettura critica e al ruolo dei media e dei social nei processi di sviluppo delle comunità globali. Buongiorno da Bova Marina. Allora, qui c'è Carmen Lucisano, la dottoressa dirigente dell'Istituto Euclide di Bova Marina, che non è nuovo questo istituto e neppure la dirigente ad iniziative che si aprono al mondo esterno alla scuola. Questa volta addirittura invece è il mondo esterno, il mondo della comunicazione, che entra a scuola. Perché Lucisano, lei ha voluto, ecco, quest'altra iniziativa? Come dice lei, signor Vinci, è vero, questa volta è il territorio che bussa alla nostra porta. Quindi vuol dire che il lavoro dell'anno scorso di essere presenti e visibili su un intero territorio sta dando i propri frutti. Il fatto di parlare di scrittura, di letteratura, se lei si ricorda, l'anno scorso la scuola è stata sede di numerosi caffè letterari, quindi evidentemente tutto questo ha fatto avvertire la nostra presenza, la presenza dei nostri ragazzi su un territorio che ha bisogno di riscatto e di far percepire bene qual è l'identità dell'area grecanica. Noi abbiamo aderito volentieri al progetto di scrivere in Aspromonte proprio perché è in linea con il nostro mandato, con il nostro piano dell'offerta formativa. Desideriamo che i ragazzi imparino anche a scrivere su un giornale, imparino anche a capire come effettivamente si sviluppa una testata giornalistica. La caratteristica di questo giornale in Aspromonte è diversa perché non si parla solamente di cronaca o
o di sport, ma facciamo sì che effettivamente l'Aspromonte diventi una terra viva di cultura, dove veramente si possono anche esprimere tutte le potenzialità di un territorio meraviglioso qual è quello di Aspromonte, compreso anche il parco e tutto questo territorio anche di Bova Marina che è situato all'interno di quest'area importantissima. Ecco, questa iniziativa voi la terrete sabato in questo istituto, i ragazzi quindi sono già al corrente, noi abbiamo visto già gli annunci nelle bacheche della scuola, l'annuncio dell'evento. Come hanno preso i ragazzi, ecco, già appena hanno saputo di quest'altra iniziativa? Sono soddisfatti, contenti, c'è attesa? Molto, molto soddisfatti i ragazzi, io sono particolarmente legata ai ragazzi della nostra scuola, lei dirà vabbè è facile, sono gli studenti della sua scuola, no non è così, è perché sono desiderosi di apprendere, di imparare, di aprirsi al mondo esterno. Hanno gradito particolarmente la testata di In Aspromonte perché come dicevo prima non si presenta solamente come una testata giornalistica di cronaca, di sport o di problematiche che a volte loro avvertono veramente lontano dal loro essere e dal loro vivere quotidiano. Hanno gradito moltissimo la testata e in particolare su questo primo numero c'era un corso, un'attività monografica su Saverio Strati che sta occupando anche l'attività di italiano di letteratura dei ragazzi, perché voglio ricordare, faccio una piccola parentesi, che nella nostra scuola è implementato un curriculum di letteratura calabrese e quindi anche Saverio Strati insieme a Corrado Alvaro fanno parte del programma di quarto liceo scientifico e quindi hanno ritrovato effettivamente sul giornale quello che è l'attività scolastica quotidiana. Quindi i ragazzi sono particolarmente desiderosi di conoscere il direttore della testata e di riuscire a capire effettivamente cosa significa leggere criticamente un giornale che si occupa della loro terra. Quanta possibilità hanno i ragazzi, di se hanno la volontà, di poter scrivere poi qualche articolo su anche settimanale per esempio su questa testata giornalistica? Io penso che la possibilità sicuramente la ricercheremo insieme al direttore del giornale e penso che non verrà negata questa possibilità ai ragazzi. Sicuramente i testi dei ragazzi dovranno essere appunto di critica positiva, non intendiamo una critica disfattista come spesso siamo capaci di fare noi calabresi. Penso anche che sarà proprio un desiderio della direzione del giornale stesso dare ampio spazio a dei ragazzi di un liceo che si stanno distinguendo secondo me per impegno e per consapevolezza di quelle che sono le loro capacità di essere protagonisti del loro futuro, come dicevo sempre, e soprattutto anche motore di innovazione su un territorio dalle ricche potenzialità ma che purtroppo ancora riesce ad essere un po' troppo statico in termini di innovazione, di produzione, insomma di essere una terra viva. Beh, questa scuola insomma almeno da un po' di anni noi la seguiamo e ci siamo accorti che è una scuola molto aperta, diciamo innovativa rispetto alla scuola tradizionale, quindi credo che i ragazzi alla fine non solo saranno contenti ma potranno scoprire come stanno scoprendo con lei giorno dopo giorno sempre settori nuovi che solitamente a scuola non entrano. No, diciamo che la scuola ormai negli ultimi tempi è cambiata, le prospettive sono cambiate, poi certo magari fa parte anche della buona volontà dei docenti, della dirigenza essere su una determinata posizione anziché su un'altra. E noi cerchiamo di far capire ai ragazzi che le potenzialità loro personali sono infinite, che forse a volte ci si fa prendere anche dalla pigrizia, dall'indolenza, però non è più tempo per essere in un angolo e aspettare che gli eventi si svolgano davanti a loro. Quindi per questo ringrazio Gianfranco Marino con il quale abbiamo iniziato una bella collaborazione e in questo caso anche alla direzione del giornale In Aspromonte e speriamo di poterci rivedere anche in altre circostanze, magari con qualche bell'articolo commentato dai nostri ragazzi o con un'idea innovativa, propositiva, insomma vedremo cosa può succedere anche da questo momento in poi.